Assessore Paolucci, inaugurazione questa mattina del nuovo reparto di emodinamica dell'ospedale clinicizzato di Chieti. Parliamo di un reparto all'avanguardia nel polo del cuore. Beh, assolutamente sì, abbiamo atteso 35 anni per avere un reparto autonomo di emodinamica con due sale attrezzate all'interno del polo tecnologicamente avanzato del cardiochirurgico di Chieti, e la strumentazione messa a disposizione è di ultima generazione, il che vuol dire essere davvero molto precisi, intervenire con grande qualità, sia grazie ai professionisti, sia grazie evidentemente alla tecnologia, e allo stesso tempo aumentare il numero delle procedure, perché con due sale saremo in grado di garantire sia il programmato e sia la disponibilità sempre permanente per la cosiddetta procedura di emergenza. Credo che davvero si faccia un vero e proprio salto di qualità atteso da 35 anni. L'inaugurazione di oggi è un punto di arrivo di un percorso che è iniziato tantissimi anni fa. Iniziato al San Camillo negli anni 90 e terminato qui oggi con varie tappe, diciamo così, fino ad arrivare ad acquisire queste due apparecchiature angiografiche di ultima generazione che ci permetteranno di trattare, gestire al meglio le patologie cardiache in modo invasivo, cioè attraverso una piccola anestesia locale dal polso generalmente, e di fare un po' quello che il chirurgo fa in sala operatoria, dilatare le coronarie in via percutanea e addirittura quello che noi ci proponiamo di fare a breve, tra qualche mese, cominciare ad impiantare la valvola aortica attraverso sempre un accesso vascolare e non con la chirurgia tradizionale.